Ma cosa succede il 26 giugno, venerdì prossimo? È una data da fine del mondo, era ieri la fine del mondo per l'ennesima volta, non si è verificata neanche questa volta, ma il 26 giugno ci sono dei dati importanti per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, per quanto riguarda Bitcoin. Dati che andiamo ad analizzare oggi in questo video per fare chiarezza e capire cosa ci indicano e che cosa può succedere il 26 giugno prossimo, venerdì prossimo, data della scadenza dei future sul CME per quanto riguarda Bitcoin, ma anche una data importantissima relativa alle opzioni, quindi contratti derivati su Bitcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono Mauro Caimi. Oggi video del lunedì un po' speciale perché invece di fare la nostra solita analisi tecnica, analisi ciclica, che daremo un'occhiata al grafico, l'avete già visto dietro di me c'è già un grafico di Bitcoin, ma andremo soprattutto ad analizzare quelli che sono i dati relativi alle opzioni di Bitcoin. Faremo un excursus su uno dei miei siti preferiti e vi farò vedere che cosa stanno indicando e le possibilità che dal 26 giugno i movimenti di prezzo di Bitcoin riacquisiscano nuova linfa, ragazzi, perché il 26 scadono le opzioni, quelle importantissime relative al trimestre di giugno, quindi sono già di per sé delle opzioni estremamente importanti, ma scadono anche i derivati sul CME. Ci sono dei dati però che sono importanti da andare a controllare. Dati, ragazzi, ve lo dico subito, che potrebbero anche indicare una direzionalità di prezzo importante dal 26 giugno in poi, perciò, ragazzi, occhi bene aperti. Questi dati li analizzeremo oggi e vi darò anche una spiegazione di quello che significano e un po' un occhio da trader su come interpretarli. Ma prima di andare sul grafico e sui dati in questione, che poi sono una serie di grafici, ragazzi, vi chiedo di tirar su un pollice per questi video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ragazzi, se mi date un pollicione in su mi aiutate, anche perché fare video di questo tipo vi assicuro estremamente complesso, perché analizzare questi dati e sono veramente cose complicate. E fatemi sapere se vi piacciono questi video anche nei commenti, se vi danno valore aggiunto, che poi è lo scopo del mio canale, lo scopo dei miei video. Bene, senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo subito a dare un'occhiata intanto a quello che riguarda Bitcoin. Per quanto riguarda l'analisi grafica, in questo momento sta facendo un up rilevante, insomma, non da ancora importantissimo, ma importante perché sta andando a testare la resistenza 9600. Questa è la struttura ciclica. Non sappiamo se la ciclicità in questione abbia fatto questo 21 giorni come chiusura di un ciclo mensile corto, oppure debba arrivare un po' come il precedente, che era di circa 39, insomma, debba arrivare più o meno lì. È complicata la ciclica in questo momento, ragazzi. Aspettiamo di avere una serie di movimenti importanti di Bitcoin per avere chiarezza. Perché, ragazzi? Perché in barra di congestione da maggio, quindi andare a fare ciclica in una barra di congestione non serve neanche più di tanto, perché poi in pratica, ragazzi, è inoperabile, cioè non si può operare da un punto di vista di trading, quindi non ci conviene andare a ragionare in maniera eccessiva su una singola analisi. Meglio in questo caso magari andare a utilizzare l'analisi tecnica su supporti e resistenze. Come vi dicevo già la scorsa settimana, i segnali long vanno tradati long di Bitcoin, inutile ragionarci al di là di tutto, mentre i segnali a ribasso vanno presi in considerazione più che per lo short, ragazzi, che a me non piace, sono sincero, su Bitcoin in questo periodo, ma lo sapete, sono un po' scettico sullo short per una serie di motivi. Certo, nel breve periodo assolutamente utilissimo per compensare, per fare hedging, quindi utile, ma nel lungo periodo su Bitcoin short non so, ragazzi, attenzione, perché abbiamo visto l'halving, insomma, abbiamo visto dei rialzi importanti nelle scorse annate, quindi io ci andrei con i piedi di piombo. Da un punto di vista quindi ciclico, ragazzi, non ci sono ulteriori aggiornamenti rispetto a quello che avevamo visto la scorsa settimana. Questo perché il mercato ancora addirittura sta sotto qui. Vi faccio giusto capire, ragazzi, allora, se qui è iniziato un nuovo ciclo,
Vedete, allora questa sua fase di rialzo non è nulla di che, perché poi dovremmo andare a fare questo movimento. Quindi il problema di fondo è se qui è iniziato un nuovo ciclo, non ha chiuso nulla qui, allora questa vale, diciamo, struttura è ancora valida, ragazzi. Mentre se un ciclo è stato chiuso qui su questo minimo, ok? E da questo minimo è partito un'altra fase, ragazzi, a ternaria così, allora potremmo poi magari avere degli atteggiamenti differenti. In questo momento la soluzione ciclica rimane ancora legata ad un ciclo in chiusura verso fine mese di giugno, e questa cosa potrebbe andare a collegarsi con quello che invece ci stanno indicando i dati relativi alle opzioni. Ragazzi, allora qui iniziamo il video relativo alle opzioni, quindi a quello che riguarda questa fase. Questa novità per quanto riguarda questo video, mi metto anche gli occhiali per farvelo capire in maniera molto semplice, ragazzi. Allora, questi sono dei dati relativi alle opzioni di Bitcoin che io utilizzo con frequenza. Poi questa è una dashboard che modifico rispetto a quello che mi serve. Quindi in questo momento vi faccio vedere alcuni dati che sono quelli che analizzeremo oggi. In particolar modo questi sono i dati della scadenza di giugno, per 26 giugno famoso, ragazzi. Questo qui sono relativi all'open interest delle opzioni di Bitcoin. Vedete la mole totale di contratti aperti per la scadenza del 26 giugno. Allora, intanto, che cos'è l'open interest? Ragazzi, l'open interest di diciamo delle opzioni, in questo caso perché non sono future, è relativo al numero dei contratti aperti su quella scadenza, cioè significa che ancora ci sono tantissimi contratti aperti sulle opzioni di Bitcoin in scadenza il 26 giugno. Probabilmente molti non verranno neanche coperti, molti sono magari in call, ragazzi. Vi farò anche vedere che molti di questi, anzi, lo vediamo direttamente. Allora, per capire se questi contratti aperti sono delle call acquistate, quindi delle scommesse al rialzo, basta guardare poi il BTC put call ratio. Quindi il BTC put call ratio, qui c'è anche il volume, lo tolgo così riuscite ad avere magari solo la view relativa alla put call ratio. Ragazzi, il put call ratio è qui, in questa fase bassa, ed è sotto l'1. Questo significa che ci sono più call che put aperte. Quindi, in pratica, ragazzi, il rialzo di Bitcoin dovuto alla post-Covid, quindi post-marzo, è stato sostenuto in questi 3 mesi da investimenti istituzionali e importanti anche di liquidità. Quindi non è frutto di fantasia, non è frutto di oscillazioni e basta, bensì dietro ci sono comunque delle mani che hanno messo i soldi dentro. Questo è il significato di queste indicazioni. Questi contratti sono per lo più tutti contratti in call in scadenza il 26 di giugno, e ragazzi, questo viene confermato mettendo insieme questi due indicatori. Quindi l'open interest relativo alle opzioni è alto. Questo significa che il 26 giugno scadranno tutti questi contratti. Poi bisognerà capire dove andranno, quindi questa liquidità dove andrà di nuovo a essere posizionata, cosa faranno gli operatori istituzionali. Ed il put call ratio ci dice che la quantità di opzioni call negli ultimi periodi rispetto a quelle put è maggiore, quindi sono state tradate più opzioni call, ragazzi. Quali sono le scadenze? Poi andiamo al terzo grafico, quello che vedete qui. Le scadenze più tradate sono queste qui, ragazzi. Guardate qui. Allora, abbiamo un nocciolo duro che va dal 10.004 in su. Questo è normale perché le 10.004 sono out of the money, quindi non hanno grande valore in questo momento, quindi non sono piccoline, quindi i volumi sono maggiori, ragazzi, semplicemente perché non costano molto, cioè quasi niente, e quindi probabilmente vengono acquistate anche per sistemi di copertura. Quindi non dovete guardarli come allora arriviamo lì, non è questo il senso di questa situazione. Quella che invece ha la scadenza più vicina, quindi quasi in the money in questo momento, è questa fascia di prezzo qui, ragazzi. Vedete queste due colonnine, quindi da 9.500 più o meno prezzi
attuali in su, ma anche in giù, vedete, fino ai 9.100. Allora, questi sono i contratti aperti. Devo essere sincero, sono poco significativi, non li utilizzerei per farmi idee di prezzo. Invece, voglio dirvi alla fine del video una cosa importantissima sulla pull call ratio, quindi state sul video, ragazzi, perché vedremo alla fine anche un andamento ciclico del put call ratio di Bitcoin che ha fatto in questi ultimi tempi. E poi una cosa importantissima invece sono le BTC Open Interest Total. Vedete una cosa che voglio farvi capire, ragazzi. Allora, se escludiamo i volumi relativi a BACT e OKX e alla Ledger X, che fanno anche tutte queste opzioni, ragazzi, in pratica tutte le opzioni di Bitcoin le fanno Deribit e il CME. Ma il CME, vedete, è quello giallino che da maggio ha iniziato a pompare alla grande con una quantità di opzioni. Quindi ci sono tante opzioni nel CME, quindi sui futures veri, ragazzi. E questo viene indicato anche qui, vedete, perché il CME ha iniziato a salire, è iniziato insomma a salire da maggio in poi, cosa che non era per niente così prima. Deribit deteneva quasi la totalità delle opzioni relative a Bitcoin, adesso il CME sta iniziando a fare una bella controparte. Quindi questa cosa va considerata, ragazzi, perché vuol dire che ci stanno stanno indicando queste cose che gli istituzionali hanno messo mano un po' anche su Bitcoin. Quindi 26 giugno, probabilmente una data di scadenza importante perché chiuderanno tutte queste call, tutti questi contratti. Gli istituzionali dovranno poi decidere il da farsi per il prossimo futuro. A tal proposito, volevo farvi vedere il put call ratio, come nei mesi scorsi, e ricordatevi sempre di capire che i dati vecchi non significano niente rispetto al futuro, ma ci danno un'indicazione logica che possiamo andare a controllare. Ragazzi, l'open interest, vedete, quando scende su questi minimi, cioè quando le call sono tantissime nelle scadenze precedenti, al punto tale da portare l'open interest, il ratio a 0,4, vedete anche qui 0,4, il mercato in tre occasioni, in due, scusate, occasioni differenti ha fatto delle bull run. Questa è quella dal dicembre del 2019 fino al febbraio, vedete, vediamo se riesco, ragazzi, a ingrandirlo, ecco, così lo vediamo un po' più grande. Allora, vedete qui, dal dicembre 2019, bull run fino al febbraio più o meno del 2020, prima del Covid, che è qui. E poi di nuovo down, poi dopodiché di nuovo da marzo, ragazzi, proprio 24 marzo, bull run pesanti Bitcoin, insomma, ragazzi, allora qui è significativo perché potrebbe esistere, diciamo, l'altra gamba, questa qui, che fa la stessa cosa. Indicherebbe in questo caso che gli istituzionali, in pratica, quando assumono posizioni anche sulle put e sulle call, bilanciano la salita di Bitcoin, cioè man mano che Bitcoin sale, loro aumentano le posizioni put, quindi comprano put perché, e vendono call perché si bilanciano da un eventuale cambio di direzione. Quindi un po' una strategia di hedging che viene portata avanti magari dagli istituzionali e che possiamo tenere in considerazione. Quindi 26 di giugno scade tutta questa manfrina che vi ho detto, sono dati importanti. Sulla fine di giugno c'è anche una scadenza ciclica che vi ho indicato prima e ne parliamo già da un po' di tempo. Questi dati relativi invece all'open interest sono estremamente significativi, soprattutto per il put call ratio, che ci dice che è possibile una run up di Bitcoin se si mantiene quello che è avvenuto negli ultimi mesi, in pratica, perché in questo caso gli istituzionali hanno accompagnato il movimento precedente di long, lo hanno accompagnato sostenendolo anche acquistando del call. Quindi non male, ragazzi, devo dire la verità, non male queste informazioni. Succederà? Non succederà, lo vedremo nei prossimi giorni. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale se non volete perdere nuovi aggiornamenti, un nuovo grafico, nuovi indicatori. Qui sempre con voi Mauro Caimi. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!